Sei sicuramente felice di questa vittoria, soprattutto della prestazione, anche lui in gol, il quarto della giornata, il sesto con la maglia del Benevento, ne contiamo anche due col Venezia, così arriviamo a cifra 8. Sicuramente, ecco, era importante partire col piede giusto. Assolutamente, era una partita delicata contro una diretta concorrente, e venivamo dalla sosta, quindi le partite dopo la sosta comunque sono sempre un'incognita. Però secondo me abbiamo dato grande dimostrazione di forza, ora dobbiamo continuare a lavorare, non perdere la nostra umiltà e affrontare la partita di martedì come se fosse una finale. Anche perché lo sottolineava Gennaro Acampora, no? Fare 5 gol alla migliore difesa del campionato è un aspetto importante, ma soprattutto quest'oggi si è vista concretezza, cioè riuscire a chiudere ogni azione importante del Benevento. Assolutamente, abbiamo messo in campo grande cattiveria, l'abbiamo dimostrato già dal primo tempo, abbiamo sfruttato le occasioni che ci sono capitate, dobbiamo continuare così con questa cattiveria, con questa fame e possiamo andare veramente lontano. Studio. Francesco, ben trovato, lo dicevamo anche 15 giorni fa, è capitato quello che abbiamo visto a Frosinone, ma all'interno di un percorso comunque di crescita. Volendo di stabilità oggi, ma quanto vale ora Reggio Calabria? Lo credevo anche a Gennaro Acampora, può essere lo step della consapevolezza, perché oggi c'è stata anche la capacità di soffrire del gruppo. Sì, noi dobbiamo pensare che abbiamo 7 finali da giocare e ogni partita è come un playoff, cioè non possiamo permetterci di sbagliare, quindi dobbiamo interpretare queste partite veramente come se fossero dei playoff anticipati e giocarci la vita. Reggio Calabria è una partita difficilissima, sappiamo che loro possono ancora puntare ai playoff, quindi dobbiamo entrare lì con grande concentrazione, lavorare bene questi 2 giorni per recuperare energie e poi affrontare questa finale. Che è fondamentale. Billy. Ciao Francesco, l'azione del gol oggi credo sintetizzi il forte che sta giocando in questi mesi qui a Benevento, perché sei andato a conquistarti la palla, poi sei scivolato, ti sei rialzato e sei andato al centro dell'area a colpire di testa. Io che ti ho seguito in passato anche ai tempi della Juve Stabia, del Venezia, vedo un forte diverso, cioè più al servizio della squadra. È un'impressione o mi confermi che oggi giochi in maniera diversa rispetto al passato? Ma io l'ho detto anche quando sono arrivato, ho imparato a capire come entrare nei meccanismi della squadra, cercare di mettermi a disposizione, perché quando vieni in squadre come questa, quando a Venezia abbiamo fatto il campionato che abbiamo fatto, capisci che l'unica cosa che conta è vincere, perché poi dopo sì, ogni giocatore ci mette del suo, però quello che è importante è il collettivo e che porta poi risultati, perché senza risultati non siamo niente noi giocatori, quindi è chiaro che ho cercato di migliorare questo aspetto. Prima pensavo magari a fare gol e adesso ho capito che per la squadra sono importanti anche i movimenti senza palla per cercare di aprire gli spazi per i miei compagni. L'ho detto quando sono arrivato alla prima intervista e penso che comunque questa sia una caratteristica che mi appartiene. Sonia. Generalmente dopo una sconfitta c'è voglia di tornare subito in campo, però la sosta è stata favorevole a questo Benevento, sei d'accordo? C'era stato il Covid, i tantissimi infortuni, era una squadra che aveva necessità di rifiatare per poter poi affrontare il rush finale. Io penso che la chiave sia stata queste 2 settimane di lavoro che abbiamo fatto, perché al di là del periodo che sicuramente era complicato, venivamo da una serie di partite intense, però abbiamo avuto 2 settimane dove abbiamo lavorato veramente tante e questo poi si è visto, cioè siamo riusciti a portarlo sul campo, quello che è il lavoro settimanale, e dobbiamo prendere consapevolezza di questo, cioè che dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato queste 2 settimane, perché è l'unica chiave per poi arrivare al risultato finale, all'obiettivo che tutti abbiamo.